giornalista che si occupa di tematiche vitivinicole, agroalimentari e non gastronomiche. E mi è fatto molto piacere che Lorenzo mi abbia voluto qui con lui a presentare questo libro, che io ho letto da alcune settimane e che mi ha ulteriormente coinvolto e spinto in una serie di discorsi che riguardano l'ambiente, il paesaggio, ma la vita in generale. Direi che già nel titolo c'è una sintesi di tutto quello di cui lui parla, di quelli che sono i suoi pensieri naturali, non riguardano solo la vigna o la vite, il vino, ma riguardano la vita in senso più generale. Da anche qualche accenno agli aspetti del cibo, dell'alimentazione e di altre componenti che non sono strettamente solo legate al mondo della vita. L'altro elemento che volevo sottolineare subito prima di passare la parola a lui è che questo libro è scritto con un linguaggio chiaro ma soprattutto sintetico. In 100 e poche più pagine ha raggruppato una serie di concetti e di enunciazioni che potrebbero essere oggetto di uno sviluppo anche più ampio. E quindi credo che questo sia un altro elemento di merito, ma non avevo dubbi che Lorenzo avrebbe fatto così, perché lo conosco da tempo e so che lui nel suo scrivere è sintetico ma è sempre molto chiaro. E quindi a questo punto direi, io lascerei a lui di farvi vedere come si sviluppa il libro attraverso alcune immagini, dopodiché mi permetto di farvi alcune domande, naturalmente se tra il pubblico dei presenti c'è qualcuno che ha delle domande da fare, sono molto, molto ben accolte. Prego. Giancarlo, grazie tantissimo. Abbiamo passato un bel po' di vita insieme, io adesso sono già in discesa, ho già dei premi, di confinazione. Io sono commosso da tante circostanze, non di diventare vecchio, è bellissimo vedere tante persone con le quali ho passato tanto tempo, con le quali ho condiviso, abbiamo lottato, come si dice, abbiamo provato, ma sono, mi sembra, ecco, che si passi velocemente, se mi permettete. Allora, ho alcuni ringraziamenti da fare. Prima di tutto a chi ci ospita in questa splendida, veramente non mi è mai successo di arrivare in un contesto così meraviglioso, storicamente meraviglioso, che ci fa bene, ci aiuta anche un po'. E quindi un ringraziamento al Comune, soprattutto a chi ha contribuito a questa possibilità di evento, tantissimo. Secondo, non esiste il secondo, io ho scritto perché sono stato veramente stimolato da Antonella Manuri, altrimenti non l'avrei fatto, naturalmente, no? Che con una tenacia terribile, permettetemi di dire, proprio terribile, mi ha pedinato e mi ha sempre costretto, anche in modo piacevolissimo, a provare di scrivere. Quindi invito anche tutti, scriviamo e pensiamo nell'obiettivo di dare un contributo. Può essere piccolo, può essere un po' più grande, ma è molto caso.
che a chi è sensibile, con questo pensiero bisogna sognare di vivere e pensare che c'è sempre la possibilità di contribuire a dare un aspetto positivo. Cosa posso dire ancora? In questi passaggi non ci sono delle verità assolute, sono quasi sempre degli stimoli a pensare, a riflettere, a non dare mai niente di scontato e a continuare a essere propositivi e non avere mai paura di pensare avanti, cioè di provare a non vivere il contesto, ma di provare a dare un contributo a una gioia e a un benessere che può essere. Quindi brevemente ho preparato qualche passaggio. Il primo si potrebbe chiamare essere più consapevoli nel consumo delle risorse, nell'utilizzo dei mezzi e in quello che si produce. Un po' ovunque si producono dei prodotti che non hanno più un'identità, non si chiamano in generale delle commodities, quindi che rientrano in una logica di prezzo e costi, e in questo c'è anche molto del mondo agricolo. Quindi è il costo di produzione che determina il risultato, mentre non si prendono in considerazione quelle che sono le conseguenze. Io produco delle conseguenze e quindi sono dei costi che noi qualche volta lasciamo lì sul piatto e poi qualcuno se li debba, diciamo così, gestire. Non so se io inquino, se io produco del materiale che è poco deperibile, se io perdo fertilità. Ecco, questi sono tutti i valori che in questo momento non sempre osserviamo come dovuto a lui. E gli esempi ci sono, adesso io partivo un po' in generale, qualcuno di voi sa che io sono partito non dalla vigna ma dai cereali, quindi in generale le produzioni agricole sono in piccola difficoltà, ecco, perché hanno questi costi di produzione che li pone a uno sbaraglio e soprattutto hanno poi il prezzo che è fissato da qualcun altro, quindi è un'agricoltura che soffre di un momento abbastanza difficile, ripeto, sia nel cereale, nel carne, nel latte, questo è un messaggio della solo per rifarci così una piccola riflessione, perché noi tutti siamo posati sul terreno, no? Non è che siamo fuori, cioè siamo proprio. Quindi l'importanza, ecco, riprendersi questo concetto fondamentale sul quale ci sono pochi che lavorano, come le vite delle piante, tutti i decompositori, tutti gli esseri sono dei predatori, no? Che lavorano, noi ci produciamo cibo a danno di altre strutture. L'agricoltura tutto sommato è un sistema variamente aggressivo. Noi facciamo agricoltura oggi perché abbiamo avuto dei secoli, vorrei dire dei millenni di persone, permettetemi, prudenti, che hanno saputo usare il bene con una discrezione notevole, e anche questa è una riflessione che ci deve cogliere di più oggi, dove qualche volta l'eccesso di efficienza ci porta a perdere il vero valore, che è quello della potenzialità futura dell'unico bene non rinnovabile che è il terreno, salvo che ci sia qualche vulcano che ce ne procuriamo, ma questo lo lasciamo fuori dalla competizione. Anche la viticoltura
se noi osserviamo, quindi fa molto piacere, ci sono persone che la conoscono benissimo, negli ultimi decenni è stata impostata a produrre un prodotto sulla base costi e ricavi molto secco, no? Tant'è che entra un po' in quello che si chiama commodities, quindi con un elevato consumo di risorse ambientali non rinnovabili, se noi pensiamo a quello che sta succedendo, no? E che in parte si riflette anche su alcuni momenti, per esempio la minor durata degli impianti. Fino a 40 anni fa la vigna faceva almeno 3 generazioni, alla vigna di 60-70 anni ancora aziti era una cosa normalissima. Oggi, guardate che lo dico con... Oggi siamo a 20 anni produttivi, 25. Cioè, questo fa tremare, no? Questo aspetto che è veramente un handicap molto, molto delicato. Poi ci sono altri punti, l'uso generalizzato di poco vitigno, il contesto della italianità, perché noi dobbiamo coltivare tanti vitigni che non sono più nostri, no? Omogeneizzare i gusti, standardizzarli. Ecco, tutto questo è un aspetto che ci deve ancora far pensare all'identità, perché i vitigni si esportano nei territori, no? Come ben sappiamo. Questi sono ancora degli aspetti molto, molto importanti. Prima dicevo del suolo, del terreno, come capitale, visto come il valore originale, nel caso scritto, perché è l'unico che dà la vera caratteristica. Almeno 3 aspetti che sono in difficoltà, che riguardano il compattamento, l'erosione e la vita biologica. La vita biologica significa la qualità biologica del suolo, che significa la vita, che significa il futuro. E questo può andare anche nella perdita di carattere originale dei vini e anche quindi passaggio economico, sia di perdita economica, economico del prodotto stesso. Senza dimenticare l'aspetto salutistico, quindi le conseguenze. Vi posso dire, non vorrei allarmare nessuno, ma fare il viticoltore oggi è un mestiere che ha anche delle conseguenze sulla salute. Questo l'altro pilastro è il vitigno territorio, la conservazione della varietà genetica. Su questo vorrei dire una parola, forse qualcuno sa che sono in corso degli ottenimenti genetici dotati di resistenza o di tolleranza verso le principali avversità. Per questo la scienza lasciamola fare. Ma noi dobbiamo essere consapevoli che non esiste nessuna biologia, non esiste nessuna pianta che non abbia la sua malattia. Questo è un concetto di base. No, non possiamo pensare di vivere senza il progresso. No. Tutte le biologie hanno un ciclo, hanno una vita che si conclude, ma c'è una scusa che si chiama malattia. Quindi è un argomento molto vivace. Se Giancarlo è d'accordo, la parola coltiveremo un embriolo resistente, per dire che non illudiamoci troppo. Osserviamo quello che è successo sui fruttiferi, ovunque sui cereali, no? Facciamo gli esempi molto chiari, pensavamo di aver risolto tutto, invece. Quello che è bellissimo è che sottolineo, non so se qualcuno ha visto anche in questi giorni l'orticola di Milano, che c'è un grandissimo recupero dei materiali genetici antichi, no? Di ogni specie vegetale,
che indubbiamente segnerà un grosso solco, una differenza enorme. Noi dobbiamo arrivare ancora a coltivare i nostri vegetali antichi, che avevano indubbiamente delle proprietà e delle tolleranze molto più elevate, le nostre frutti, quindi è un movimento assolutamente molto dinamico, molto promettente, e partirà dal consumatore, perché un consumatore che voleva la mela grande come il melone, poco per volta si rende conto che anche se è un po' più piccola, ma se ha un'origine con meno interventi e più salubre, credo che dovremmo avere ovviamente il contributo anche della classe medica e di quanti altri ci tengono alla nostra salute. Siamo felici di avere in questa occasione di avere tanti giovani di Speranze che tendono a produrre, io qui uso il termine naturale, più naturale, vorrei subito sfrondare l'argomento. Di naturale è solo la competizione, naturale significa competere, guerra. Avrete mai visto in natura che ci sia tutto naturale? No, quindi il concetto di naturale non usiamolo in termini romantici. No, naturale vuol dire che se c'è un gatto e un cane si corrono dietro, o comunque se c'è una possibilità di lotta, quello significa la natura seleziona. Questo è un aspetto scontatissimo. Il fatto di usare, perché non ci sono altri termini, il fatto di vino naturale significa invece dei punti, dei punti che provo a tracciare, la vocazione ambientale. Tenete presente che il vigneto italiano, geograficamente parlando, è fuori posto per almeno il 50%, fuori posto che resiste per, grazie a degli agrofarmaci sempre più interessanti, grazie a delle tecniche culturali in particolare. Quindi il territorio rimane una valenza economica importantissima e quindi la vocazione. Il terreno come biodiversità vegetale e animale, la storicità culturale e la tradizione dei luoghi. Vediamo che i più grossi benefici arrivano proprio da questi valori qua. E poi un concetto che in inglese, no? Organic farming, cioè praticamente dobbiamo rivalutare il più grande volano economico che abbiamo, che è la sostanza organica. Sarà un punto, una battaglia dei prossimi anni, e anche in viticoltura bisogna impegnarci molto di più. Per quanto riguarda la cantina, non una rinuncia, ma comunque un'elaborazione molto più tranquilla, meno invasiva. Noi beviamo del vino, non del vino addizionato con dei prodotti che possono essere nocivi. E poi un concetto anche di artigianato, nel senso proprio della ars, cioè del termine antico, ossia di mantenere la professionalità. Perché se noi vediamo il viticoltore che al mattino sale sulla trattrice, si mette la cuffia e lavora tutto il giorno, non mi pare che questo non sia un grande futuro, neanche più nella fabbrica disperata esiste questa impostazione. Quindi effettivamente dobbiamo ripensare ad avvicinare l'uomo alla vigna con un criterio di artigianato. Poi c'è nelle varie sfaccettature c'è il concetto di bellezza, la vigna da bellezza, da paesaggio. Questo credo che non ci sia niente da aggiungere. La bellezza però deve essere una bellezza esterna, ma anche una bellezza profonda, ossia di salubrità del territorio, ci si possa sedere per terra e fare merenda e non avere paura di andare a vendemmiare e non poter mangiare l'uva. Sono un po', no? Ossia la bellezza e la sua salubrità devono essere delle valenze combinate. E guardate un po' chi ha saputo lavorare in questa direzione, indubbiamente ha avuto successo. Produrre del vino in questa maniera, in futuro,
futuro deve essere un futuro di economia, ripeto, e siamo un grandissimo passaggio storico, credo, nel produrre il vino. Osservate tutti gli ambienti, tutte le realtà che sono riuscite a produrre di meno e a valorizzare sono quelle che oggi rendono. Tutte le altre che non sono riuscite a fare questo passo sono decisamente più in difficoltà. Io volevo dire che ho avuto il piacere di avere una prefazione di Angelo Gaia, che conosco da più di 40 anni, e mi ha fatto molto, non avrei pensato, glielo ho chiesto a Angelo, ma hai voglia di leggere le mie, ed è stato molto gentile. Vuol dire che bisogna sempre seminare, e soprattutto vuole dire che noi siamo non così lungimiranti spesso. Il vino, prima di tutto, è educazione, è cultura, è qualcosa che rimane di misterioso, è quello che ci dà le emozioni delle quali abbiamo bisogno. E credo che debba tenuto in grande considerazione a mantenerne questa validità culturale e a non essere, diciamo così, costretti o ad arrivare a delle produzioni costi ricavi che non portano da nessuna parte. Sono felice, non avrei mai più pensato. Asti, se voi dite Asti nel mondo, tutti gli aggiungono un nome, o Asti Moscato, Spumante o Vino. Viviamo in un territorio stupendo, abbiamo bisogno dei giovani che camminino in un percorso innovativo, economico e di salubrità. Ecco, questi sono i passaggi, credo, che dovremmo fare successivamente. Grazie. Allora, io a questo punto mi permetto di farti alcune domande che mi sono venute fuori dalla lettura del libro. Innanzitutto questo concetto del che ho avuto la sensazione, valorata da diversi riferimenti che ho trovato qua e là nei vari capitoli, che l'uomo coltivatore, non dico che finisca di essere un intruso nel contesto dell'ambiente naturale, ma che comunque sia un po' vittima di un sistema che è poco amico di questo ambiente naturale dove realizza le sue coltivazioni. Un piccolo accenno l'hai già fatto poco fa, ma vorrei che tu ci dicessi un po' di cosa dovrebbe fare questo uomo coltivatore per liberarsi un po' da questa schiavitù di sistema e condividere un po' di più questo ambiente naturale. L'arma più grande che esiste è l'educazione. L'educazione sconfigge l'ignoranza intesa come non conoscenza, ignorare, no? Questo passaggio qua è uno sul quale si fa il più grande business, cioè sulla non conoscenza è il più grande business che esiste, non solo in agricoltura. La domanda è enorme. Io dico che bisogna parlare, bisogna insegnare, bisogna
non solo, bisogna anche riprendere nell'educazione scolastica universitaria, per esempio, molti valori che abbiamo oggi non sono assolutamente trattati. Noi abbiamo avuto la rivoluzione verde, cosiddetta di produrre molto. Se voi osservate le varie discipline, era produrre, quindi i vari temi, era l'agronomia, la patologia, erano proprio argomenti dettati dall'obiettivo grandi produzioni. Questo abbiamo vissuto in questo momento qua, senza importare delle conseguenze, no? Ma anche nel campo zootecnico, se pensiamo alla mucca pazza, se pensiamo, scusate, dico delle cose che abbiamo tutti in tasca, altro che mucca pazza, la mucca è santa, cioè nel senso, la mucca poverina, se potesse farsi, cioè chiedere danni, cioè voglio dire, in sostanza abbiamo avuto un momento di una certa follia produttiva e continuiamo ancora. No, non è che questo sia, perché questo è globalizzazione e soprattutto è commodity, produciamo un prodotto che non lo difendiamo solo su un prezzo, perché tutto quello che succede, se io tengo le mucche senza pari e poi faccio la piscina di liquami nella mia, da qualche parte, chi lo paga le conseguenze di quello? Ma non lo so, cioè nessuno alza il dito e dice no. Ecco, quindi voglio dire, chi fa bene l'orticoltura o cosa cos'è? Cioè, quindi sarà il consumatore il vero, diciamo così, la vera asta della bilancia che educatamente comincerà a capire le differenze, no? E quindi poco per volta, voglio dire, altrimenti se noi lavoriamo solo a costi e ricavi, credo che il consumatore qualche passo in avanti l'abbia già fatto, no? Per fortuna, basta vedere il successo che hanno i cosiddetti mercati della terra, che hanno le vendite dirette, no? La voglia di andare a capire cosa viene fatto direttamente dal produttore. Io volevo riportarti sul discorso della longevità dei vigneti. Entrare più nel mondo della vite. Nell'immaginario collettivo oramai la durata media di un vigneto, diciamo tu hai detto 20-25, io lascio qualche anno in più, tipo, nell'immaginario collettivo penso alla 30-35. Tuttavia a me è capitata due settimane fa un'esperienza molto che mi ha molto affascinato e mi ha colpito. Sono stato in una zona che, quando dico il nome, tutti pensano a una zona di ferie, no? La costiera amalfitana. Invece per me è stata l'esperienza più bella, è stata visitare i vigneti e ho trovato delle piante, ho fotografato delle piante che hanno tra i 130 e i 180 anni, le cose mastodontiche. Allora, cosa bisogna fare cioè quando noi ci troviamo di fronte a delle situazioni così, io credo che la commozione sia la cosa, la stessa sensazione che ho provato due anni fa quando nella zona del Mustapha a Cossano Belvo ho trovato una vigna, io l'ho chiamata la mia dei 100 anni perché era stata fatta nel 1910-11, molti dei ceppi sono ancora presenti, sono ancora di quell'età lì. Ecco, ma per essere pragmatici, per essere concreti, cosa bisognerebbe fare, cosa deve fare l'agricoltore per favorire la longevità, oppure ha ancora un senso salvaguardare queste particolarità? Io credo che i nostri viticoltori conoscano molto bene la materia, però sono costretti, almeno una parte, sono costretti ad usare una tecnica e un'agronomia culturale che porta a
di esaurimento molto più precoce delle vigne. Allora, il coltivatore che non è un artigiano, che non fa il suo vino e che non lo valorizza, continuerà ad essere un viticoltore aggressivo, perché tende a sfruttare in pochi anni la sua vigna. E solo chi invece produce qualità, e quindi non esaspera la pianta, la coltiva con criteri del buon vignaiolo, può pensare di andare in questa direzione qua. Perché la vigna è un po' come noi per certi aspetti, la biologia di una pianta, c'è un'età giovanile, lo sappiamo benissimo, dove c'è più frutto, poche radici e più frutto, poi c'è una fase un pochino intermedia dove si. E poi c'è una fase, chiamiamola di senescenza, dove l'apparato radicale è molto più importante e l'apparato vegetativo molto meno, non voglio entrare adesso sullo specifico, ma per dire, noi abbiamo assolutamente dei prodotti, dei vini che sono completamente diversi. Quindi questo è un programma che deve essere fatto da qualcuno che valorizza completamente il suo vino. Ecco, quindi ai tanti giovani, ai tanti volenterosi, a chi veramente diciamo, fa questo percorso, deve camminare in questa logica di contenere le produzioni, di non distruggere il terreno come viene fatto, di non inquinarlo, di non far proliferare anche delle problematiche, delle patologie che non hanno quasi mai un'origine patologica, ma hanno una complessità di altre valenze che sono dovute a una gestione assolutamente non rispettosa della fisiologia, non rispettosa del buon essere dell'agronomia. Comunque questo è un dato di fatto assolutamente nazionale, vorrei dire, se noi osserviamo chi culturalmente è molto più avanzato, permettetemi, purtroppo bisogna, no purtroppo, dobbiamo saltare le Alpi, dobbiamo andare in Borgogna, soprattutto, no? Dove trovate, non che siano più bravi, ma perché hanno valorizzato il vino, cioè non si può essere dei produttori di uva, questo vorrei proprio dirlo, dei produttori di uva che aspettano solo di poter vendere il chilo di uno, questo vuol dire essere rimasti medievali, cioè è ora di fare un salto importante, se non si valorizza è chiaro che tutto cade, tutto il castello cade. Prima di continuare con le mie domande, voglio chiedere se qualcuno ha qualche domanda. L'età e la provenienza ci hanno permesso di condividere dei cambiamenti territoriali di cui tu sei protagonista in maniera massiccia, proprio perché non nasci sul mondo vite. Per esempio, alla Mota prima eravamo abituati a vedere gli orti, oggi vediamo fiori. L'esempio specifico, se lo trasloiamo sul fatto che una volta consideravamo i kiwi un prodotto di importazione, oggi sono invece in Piemonte uno dei prodotti più venduti, più coltivati nella zona del Saluzzese, eccetera. La tua esperienza su questo profilo, cosa vede bene e cosa vede male? Domanda è molto ampia, ma vorrei solo dire una cosa. Tutte le colture annuali quasi sempre sono delle commodities. Non le difendiamo. O le difendiamo poco, o le difendiamo solo attraverso il consumatore. Perché se io voglio avere un determinato prodotto, no? Devo dire che io ce l'ho e che lo faccio così. Altrimenti se io vado sul mercato io entro assolutamente come tutti gli altri, se non ho la mia bandierina, no? Cioè, non possiamo mettere dei limiti alla dinamica di mercato, perché assolutamente.
Cioè, però stiamo parlando non di un connubio, ma di, un, di una pianta annuale. Invece nel caso del... non è sul kiwi, no, nel senso che il kiwi, nel campo fruttifero credo che i cambiamenti varietali siano delle cose ormai molto accettate, benvenute, viva, cioè non è che sia una cosa. Ma nel campo della vigna siamo decisamente molto più legati ai territori, no? Non parliamo mica perché parliamo di Barolo piuttosto che di Barbaresco, piuttosto che di Brunello, piuttosto che... Ma signori, ma se non ci fosse questo sarebbe uno schianto terribile. Cioè, è questo, è l'economia della differenza, è questo che regge. E il vino è fortunato, no? È molto fortunato in questo senso qua. Se sa veramente rispettare il criterio di vigna ambiente e la sua idoneità e le sue caratteristiche. Cioè, voglio dire, siamo su una pianta che arborea, che deve fare decenni e decenni e decenni. E nei decenni accumula anche tutte quelle variabilità, quelle finezze, quelle differenze che lo fanno grande. Ma mi permettimi, ogni anno è vita diversa. E la sua bellezza è proprio quella. Se il 2014 non era, il 2015 è diverso, il 2011, cioè voglio dire, è la ricchezza della variabilità che porta ad aumentare la valenza economica. E che solo un prodotto, perché noi. Il destino del vino qual è? Il destino del vino è l'aceto, no? La stabilità finale è l'aceto. Però in questo intervallo nel quale noi chiamiamo vino, noi abbiamo dei concetti, delle bellezze che nessun altro frutto riesce a darti, nemmeno un altro, no? Che ha percorso l'umanità, no? Il vino lo ha percorso sempre. La sua bellezza è quella, che non è comparabile con altre cose. Che sono a periodi brevi, insomma. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non percorrere la commodity, oppure se la fai deve essere consapevole, perché se io faccio una, produco 200 ettolitri ettaro, c'è chi ne fa 230, no? E c'è chi ne fa 260 e siamo sempre a lottarci. Ora noi siamo dei collinari, siamo di alcune zone, lo vediamo. L'Italia è fatta di bellissime zone, di bellissime colline, quindi il nostro pensiero va in quella direzione lì, là dove non vengono altre coltivazioni, mi spiego, cioè, quindi la vite va a occupare degli spazi e non li toglie nessuno, cioè anche questo è un altro aspetto che vorrei dire ancora, per cui la nostra energia, la nostra economia è proprio legata a massimizzare, vorrei dire anche costatica, massimizzare il rapporto di vino con quello specifico ambiente. Nell'ambito della collina poi c'è tutta la varia permanente. Scusa, ma secondo te non si potrebbero trasformare anche le colture annuali in non commodities? Ma assolutamente, lo puoi dire anche te. Se io voglio un peperone o voglio un tipo di pomodoro, cioè, ma scherziamo ora che ci svegliamo, no? Cioè questo sta solo da me, la motta, si chiama motta perché è morta, le famose alluvioni del fiume che non si chiama Nilo ma si chiama Tanaro. E abbiamo perso il peperone quadrato. Sì, ma comunque voglio dire, sta dagli uomini, sta dagli artigiani, sta, perché non possiamo assolutamente, quindi questo deve essere una possibilità assolutamente economica, ma non pensiamo che vada così, bisogna costruirla. Voi pensate quanto lavoro c'è dietro, non si inventa niente. Sì, io condivido questo aspetto, perché sai che io sono appassionato di orto e sono in lotta continua nella ricerca di semi autoctoni, semi di vecchie varietà. Ho trovato quelli dei fagiolini neri da poco e adesso quest'anno li metto alla prova. Volevo
che tu dedicassi un attimo di attenzione a un altro aspetto. Io sento sempre di più, lo scrivo io stesso, con sempre più convinzione, che nella vigna ci vorrebbe più agronomia e meno agrofarmaci. Direi che questa sta diventando una necessità, non soltanto per la salute del consumatore, ma prima di tutto per la salute del coltivatore. In questa visione, la mia domanda è questa: in questa visione l'erba e il tilapia, che una volta era considerata un elemento ostile, sta diventando un alleato? E non parla l'erba, bisogna che... Io mi ricordo che esattamente 1970, però non era asciutto, nel 77 invece era disastroso. Ebbi la fortuna di incontrare un certo signor Kofler che veniva dall'Alto Adige e stavano facendo delle esperienze di pacciamature, di inerbimenti. E siamo arrivati, vi racconto breve, forse lo siamo arrivati a un'azienda di Inchio, no? Siamo andati a vedere, che io facevo le prime prove. E questo signore ha visto che aveva la presa e tutto quanto, tante macchine sotto il trattore, e gli fa, e questo signor Coffre che viene dall'Alto Adige, gli fa al proprietario, un certo signor Ratti, magnifico, gli fa: ma dove è la discarica più vicina qua? Da lei, no? E lui non capiva, ovviamente, no? Cioè nel senso di dire viviamo anche con un cliente a tavola come l'erba, no? Perché l'erba è il primo passaggio per fare fotosintesi e per fare sostanza organica, questo mi voleva dire, il concetto è quello, perché sennò abbiamo sempre pulito la terra, questo significa che distruggiamo la sostanza organica e abbiamo sempre una caduta, no? Cioè, salvo le terre miracolose della morte, e cioè abbiamo delle nostre colline, hanno perso tantissimo, quindi l'erba va vista come funzionale alla più grande risorsa, al più grande volano che è la sostanza organica. Ma ricordo anche che io vedo con piacere in sala Ettore Ponzo, e quando siamo venuti a trovarti negli anni non sospetti, e che c'erano, me lo ricorderò tantissimo, quando abbiamo parlato, permettete, siamo talmente, abbiamo vissuto sempre insieme, con tuo suocero, che gli abbiamo proposto di pacciamare, di lasciare l'erba, lui saltò sulla sedia, no? Quindi, beh, sono ricordi bellissimi, lontani. Non bisogna assolutamente pensare che noi possiamo vivere senza erba, no? Ma questo è un concetto talmente banale, ce l'hanno fatto solo capire, cioè, anche Cesare Pavese aveva scritto una vigna ben zappata, no? Ma d'accordo, ma poi ogni tanto ci vuole anche l'erba, no? Cioè, nel senso che proprio l'inizio della fertilità, no? Dov'è? I prati, la grande fertilità. Volevo aggiungere. Sì, grazie per questo richiamo. Io mi ricordo l'espressione di Kofler, dice: questo terreno è morto. Esatto. E sì, non volevo... grazie a quello ripreso. E già che hai citato Kofler, un esempio, io qualche anno dopo, perché poi l'ho conosciuto in quell'occasione quando tu l'hai portato da mio suocero, no? E poi sono stato su per un convegno in Alto Adige e lui in un intervallo mi ha caricato in macchina e mi ha fatto fare un giro, salendo sopra Egna Ora, quella strada tornante che va verso la Val di Fiemme, mi ha fatto vedere tutto il paradiso terrestre della Val d'Adige, no? Con i frutteti, i vigneti, tutto tracciato divinamente. Lui che ha lavorato tutta la vita, lì lavorava al centro di consulenza di Cornaiano, era di Ghirna. Beh, ricordiamo delle belle persone. E mi ha detto: questo mondo non può durare, questo modello non può durare.
Esatto, è stato profeta, cioè sarebbe un argomento molto lungo. L'agricoltore, vedete, ha sempre visto l'erba come competitor, no? Perché ovviamente nel produrre nulla si crea e nulla si distrugge, nel produrre sostanza organica sottrae alla pianta, quindi la produzione immediatamente abbiamo una caduta produttiva, ma abbiamo dei vantaggi di carattere delle patologie, dell'erosione, ci sono molti aspetti. Sembra ieri, ecco, questi sono passati. 40 anni, già allora quando fai le prime prove. Quindi tu non fai queste domande qua, io ti dico che c'è un proverbio piemontese che è molto esplicito in questo senso, però con una connotazione negativa, che dice Antalinia del Blandron e Ringre sempre di boom. Cioè il Blandron era quello che non lavorava il terreno, no? Allora gli davano del pelandrone, hai capito? Allora, altre domande da parte vostra, se no ne ho ancora un paio io. Fermi. Mi ha fatto pensare quell'immagine che tu hai tirato fuori prima dell'agricoltore che si mette la tuta, si mette il paraorecchi, monta sul trattore, va nella vigna tutto il giorno avanti e indietro, quasi quasi come una parata di Fiat, sostanzialmente alla catena di montaggio. E questo concetto che tu invece dici, no, di economia della diversità, che non so se, cioè volevo chiederti, ti rendi conto di essere un rivoluzionario? Certo, sicuro. Nel senso che questo tipo di agricoltura, infatti mi hanno sempre detto corrini fuori dei binari, no? Lo si dice dagli schemi. Dagli schemi, io infatti non so se lo sapete, vi racconto questo aneddoto, grazie. No, volevo dire sì. Che questo tipo di agricoltura presuppone anche, come dici tu, un marketing diverso, dei consumatori diversi, un'economia diversa e quindi una rivoluzione economica. Esatto, ecco, economico. Perché io non ho mai avuto, io che lavoravo nella ricerca, non ho mai avuto dei progetti di ricerca, perché sapevano le mie idee, no? Sapevano, io quindi le soldi li ho portate a casa mai. Salvo per sbaglio uno alle 5 Terre, che abbiamo lavorato molto bene, con un gruppo molto bello, ma è nato per sbaglio, non per dire, quindi anche il progetto Spumante è nato per sbaglio. No, comunque al di là di quello, bisogna essere un po' diversi, signori, essere d'accordo. Bisogna anche sbagliare, ma bisogna essere, non so, chi è che non si ricorda, che, cioè, voglio dire, bisogna essere partecipi, ma questo ha anche il significato di non mettere via il proprio pensiero, guai, cioè bisogna assolutamente metterlo sempre in campo e ovviamente con una riflessione e con un buon significato. Io non so sapere tutte le mie anche storielle, le patologie varie, cioè qualcuno forse si ricorda, nel 99, insomma, no? Avevo un approccio diverso ai fitoplasmi, adesso usano tutti un termine perché ci sono dei contributi dietro, posso dire, no? E sono felice di aver fatto questo, l'ho anche scritto, perché poi ci sono tanti, tanti aspetti da vedere, non aspettiamoci niente, però bisogna sempre stimolare, sempre cercare di dare questo passaggio qua, che quello chiama rivoluzionario, ma no, non è proprio rivoluzionario, è aiutare a ripensare, aiutare sempre a pensare. Se posso. Io volevo portarti su un discorso che a me è abbastanza, che mi sta a cuore, perché coinvolge un po', coinvolge in maniera abbastanza decisa il mio paese, cioè quello
della monocultura, no? Barbaresco è un paese dove il vigneto è presente in maniera decisa. Nel tuo libro tu parli della monocultura come rischio di una non sostenibilità ambientale. La mia domanda è questa: quali sono i rischi di questa fragilità? Grazie Giancarlo. Qualsiasi monocultura vuol dire indebolimento delle armonie tra le varie biologie. Mi spiego meglio. Più siamo ammassati, più abbiamo una coltivazione estensiva e più ci esponiamo allo stesso tempo, credo nel campo umano, no? Ci esponiamo a delle fragilità e delle debolezze che dobbiamo supplire con interventi. Ora, vedo che tu conosci bene, tu sei stato anche sindaco di Barbaresco. Barbaresco non era così, era molto più policulturale, quindi l'economia ha portato poco per volta a ridurre questo spazio policulturale. Ora io credo che il buon senso dovrebbe far pensare, ma se il buon senso non sempre vince, anzi vince sempre di più l'interesse e l'economia spicciola, io credo che oltre a certe intensità culturali, no, di monocultura, non si andrà perché chi vive dentro si rifiuta di andare oltre, deve venire da dentro, no? Io so per esempio che Barbaresco usava i diserbi, oggi molto meno, no? È stupendo, io mi ricordo anche una volta abbiamo fatto una chiacchiera. Signora, sono dei passaggi tremendi, sono dei passaggi bellissimi, e dopo quello magari qualcuno, se ha anche uno spazio, anche se non mette proprio la linea, allora adesso vi dico una cosa che è seria invece, che è francese, dove l'aspetto della monocultura l'ha già provato molto tempo fa. Fino a qualche decennio fa l'aspettativa di vita più bassa in Francia era dei minatori, che lavoravano. Successivamente, sapete chi è arrivato ad avere questa aspettativa più bassa? I vigneron. Ma vi dico una cosa seria, che fa tremare. Possiamo camminare le macchine, possiamo fare tutto quello che vuoi, mettere le cuffie, ma il vigneron è una persona molto esposta. Questo lo dico molto forte, e anche nei nostri territori bisogna dirlo, bisogna che si impari, non vorrei fare nessuna azione forte, ma bisogna insegnare ai nostri coltivatori a essere più prudenti. Non pensare di demandare al camminato o alla maschera, no, bisogna capriccio, no? Nel senso, perché passa, quante volte passa nelle vite. Quindi il primo obiettivo è la salute, la salute. Quando io una volta andavo, adesso un po' meno, in bicicletta in Lampa, vai a respirare bene, no? Non puoi pensare di andare in giro e avere terribili, o i vigneti devono essere più salubri, questo è il concetto, il messaggio che dobbiamo dire, assolutamente oltre questo aspetto. Quindi la monocultura che ha di per sé degli svantaggi deve essere gestita con criteri decisamente più salubri. E non possiamo fare niente quando le economie scoppiano, tu hai visto queste cose qui, sono arrivate in 20 anni, non tanto di più, e troveranno ammortizzatori solo all'interno, secondo me, nessuno potrà modificarli. Ancora due cose, la prima è un aspetto più economico,
diciamo, un piccolo accenno l'hai già fatto, è evidente che produrre meglio deve avere a valle un valore economico più importante, no? Io questo che volevo che tu mi dicessi, se sei d'accordo con questo e se sei d'accordo col fatto che il costo non deve sempre comandare le cose, non il prezzo, il costo. È una necessità, perché nell'ambito dei valori bisogna mettere il primo valore è la salute di chi lavora. Questo è un aspetto. Secondo, bisogna lavorare sul prodotto, cioè, ossia dare tutte quelle valenze che portano al plus valore. Quindi gli esempi sono molto evidenti, chi ha lavorato in questa direzione, perché il consumatore ti chiederà come l'hai fatto, sarà sempre più interessato a chiederti delle cose che prima non chiedeva, se tu vuoi uscire da un prodotto originale. Gli esempi non mancano, non mi dirai mica guarda cosa sta succedendo in generale nelle zone positive, nelle zone belle, dove si dice, è la trasparenza, si deve dire tutto quello che uno fa, no, perché il vino non è una necessità fondamentale, ma devi dire le differenze che ti caratterizza, altrimenti non puoi andare nella logica più economica. L'ultima mia domanda prende spunto dalla prefazione, quella che ha scritto Angelo Gaia, e lui ti definisce un sognatore. Terry prima ha detto che sei un rivoluzionario, qual è la definizione che ti piace di più? Ti ritrovi in questa definizione? Sì, no, è bellissimo di ricevere questo commento da parte di chi ha sognato tanto e soprattutto ha realizzato. Anche l'altro giorno Vulcanico, sapete che è arrivato anche alle pendici dell'Etna, quindi è un personaggio così, vorremmo clonarlo, farne tanti, no? Abbiamo bisogno di personaggi. Vabbè, Londra, è data provincia, ce n'è uno ad Asti. Voglio dire, io lo conosco da più di 40 anni, allora non posso dire una cosa, i sogni si avverano. Perché non voglio parlare su di lui qua, ma perché anche lui è dinamico e da come coltivava le vigne una volta ha cambiato profondamente. Esatto. e questo è bellissimo e mi sento un po' irresponsabile di questo, però ha fatto dei cambiamenti straordinari, anche nel senso che anche nel senso dei vigni italici, che ha avuto un momento di grande spazio anche sui vigni. E quindi adesso mi sembra che ci sia una grande riscoperta dei valori italici, no? Anche dei gusti, no? Tutti questi passi qua sono molto belli. Quindi voglio dire, bisogna sognare, assolutamente, bisogna essere rivoluzionari e sognare. Ma poi bisogna curare un po', perché bisogna assolutamente realizzare e magari in coppia o vicino può avere più di successo. C'è qualcuno di voi che ha ancora qualche domanda? Se no, direi che sono 18:40, quindi siamo in dei tempi, no? Ma comunque Angelo Gaia ti dà del sognatore, però anche lui ha messo in pratica le cose che gli hai detto, perché quest'anno tra l'altro c'era uno spettacolo incredibile, oltre alla concretezza dell'intervento, ha seminato una che ha
che ha dato, cioè, c'era un paesaggio straordinario di fiori gialli nei vigneti, che infatti era diventato un po' il punto di fotografia di tutti gli appassionati che giravano in Bretagne. Va bene, ringrazio. Perché sempre che mette tanti colori, no? Perché ogni colore corrisponde a un richiamo di insetti diversi, no? Di farfalle, dicendo. Quindi questo ci ritorna a pensare che l'erba, che diciamo così, che il suolo che porta della vegetazione, è l'inizio della vita. Quindi, e c'è un altro termometro, anzi sono due termometri per vedere, un guido, ma soprattutto realtà. Volevo dirlo così, soprattutto a chi è più tecnico, ma sapete qual è l'analisi più interessante per capire a che punto, come sta bene il terreno? Adesso non vi faccio ridere. Non è sì, i fiori, i colori, le farfalle, questo è già un passo più avanti, ma poi quando ci sono i grilli, i grilli non sono i grilli, nessuno usa un termine molto. Ecco, quando c'è l'armonia completa c'è anche la musica. Io ho fatto ridere. No, ma è serio. Che questo giorno a Pina Paola ci sono stati da tante parti. Va bene, grazie a tutti.